Buongiorno a tutti, in questa domenica 14 luglio, un Dio che coinvolge, è il grande tema che ci viene consegnato proprio oggi, visto che Gesù chiama i 12 apostoli, li chiama a sé e prese a mandarli a due, dando loro il potere sugli spiriti impuri, li manda, dunque dà fiducia. La grande domanda, ma Gesù non avrebbe potuto fare da solo, non avrebbe fatto meglio da solo? Egli vuole fidarsi di quei 12, li manda per un atto di fiducia e per coinvolgerli in una missione. Perché quando si sposa un progetto, quando ci si coinvolge in qualcosa di buono, di bello, ci si scopre arricchiti, ci si scopre migliori, facendo del bene, ecco, liberando gli altri, restituendo dignità, pace, consolazione. Ci si scopre uomini e donne arricchiti di umanità. Ecco perché Gesù rischia, ecco perché Dio vuole coinvolgerci in questo progetto di nuova umanità. Abbiamo bisogno tutti di fare qualcosa, qualcosa di buono per gli altri e per noi stessi. Troppo facile, troppo comodo lamentarci, puntare il dito e quindi rimanere chiusi in noi stessi, in quella tristezza esistenziale a cui poi ci affezioniamo. Se Gesù manda quei 12 apostoli, sgangherati come erano, segnati da 1000 fragilità, vuol dire che Dio ama fidarsi di noi. Sa Lui perché. E non possiamo aspettare di essere perfetti. Dobbiamo già oggi corrispondere a questo piano. Cosa posso fare di buono? Come posso rendermi utile? Credo veramente che il Signore agisce in me attraverso di me. E ne faccio esperienza se vado sempre più all'essenziale, se non mi carico di cose inutili nel viaggio, come ci ricorda il Vangelo, la fiducia nella provvidenza, la fiducia in chi ci accoglie, oppure mettendo in conto il rifiuto. Gesù dice, dovunque entriate, rimanete in una casa finché non sarete partiti di là, ma se in qualche luogo non vi ascoltassero, ecco l'esperienza negativa del rifiuto, e voi allontanate, scacciate la polvere, scuotete la polvere dai vostri piedi, andate oltre. Chi l'ha detto che tutti debbono approvarci? Ma dove è scritto che le cose debbano andarci sempre bene? Ecco la fatica della missione, fidarci di Dio, credere nel vero bene, testimoniare e poi pagare anche il prezzo del rifiuto, continuando sempre ad amare, perché il Vangelo non può fermarsi e perché la conversione è sempre urgente per tutti, innanzitutto per chi predica, per chi viaggia, per chi annuncia, per chi vuole testimoniarlo. Ed essi partiti proclamarono che la gente si convertisse. Scacciavano molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Sì, è necessario che tutti ci convertiamo, cioè torniamo a Dio, perché l'umanità abbia un futuro, perché dove regna l'amore c'è futuro, dove regna l'egoismo davvero si spegne anche l'umanità. Impegniamoci per la via giusta, impegniamoci fidandoci di quella fiducia di Dio. Buona domenica a tutti.